Ciao a tutti, vediamo questa piccolissima ricetta molto semplice. Qui ho preparato quattro zucchine e le affetto, potete farle anche a mano. Io sto usando la mandolina, ma ho allargato un pochino la lama perché non debbono venire proprio sottilissime. Quindi tranquillamente anche a mano, perché poi si asciugano. Qui le ho lasciate all'aria diverse ore proprio per farle asciugare. Una volta asciutte, quindi anche mezza giornata potete lasciarle, le vado a friggere. C'è chi le mette anche sotto sale, ma io non voglio farle troppo saporite, quindi il sale ce lo metterò dopo, nel condimento. Allora, sì, è una ricetta, stavo vedendo un telefilm l'altra sera, una fiction della Tatarani. Sostituto procuratore Tataranni, molto carina la fiction, era una replica, già l'avevo vista, la stavo rivedendo. E quindi parlava di queste zucchine alla poverella o zucchine alla scapece, anche se cambia un po' il condimento. E mi è venuta voglia di provarle. Quindi adesso le vado a friggere in olio di semi e le faccio dorare da tutti e due i lati. Ok. Poi ecco, spezzo un pochino nel canale con queste ricette, altrimenti sempre soltanto il pane. Non vorrei che vi annoiaste. No, però visto che il pane me lo seguite benissimo, le ricette del pane, a differenza di queste di cucina, che non è naturalmente il mio campo. Non mi cimento in ricette difficili, quindi qualcosa così di semplice posso anche farle. Allora, le faccio dorare bene da tutti e due i lati e poi le metto ad asciugare su carta assorbente. Abbiamo quasi finito, intanto ne preparo un pochino così andiamo anche a vedere come condirle. Allora, ne ho preparate un pochino, le prime, e vediamo come condirle. Così io le farò così molto semplicemente: poco sale, un po' di pepe, la menta, naturalmente la menta romana fatta a pezzettini, e poi ci metto un po' di aceto balsamico, però potete usare benissimo l'aceto normale. E questo è un condimento semplicissimo perché poi ci sono alcune ricette che buttano tutto dentro l'olio già pronto con l'alio, ma così sono leggere, sono leggerissime. Forse andavano fatte un pochino più alte perché poi in cottura si ritirano. Altrimenti si può procedere anche in questo modo. Ho tritato un pezzettino di aglio, la menta, poi ho messo l'olio, l'aceto e il sale. E così con questa salsina posso direttamente condire le zucchine. Ecco qua. Bene, amici, vi ringrazio della visione. È un piccolissimo video, spero che vi sia piaciuto. Facciamole queste zucchine perché questo è il periodo. Ciao a tutti!